consigliere Balsamo. Siamo tutti in Roma. Allora mi perdoni, consigliere Balsamo, ho detto io male la convocazione. Allora, ritardi nell'adozione del regolamento di inizio e il nome tecnico di attuazione. C'è la relazione, emessa a PUC, presentata dall'ingegnere Riva. Se consideriamo il sindaco all'8, la verità è che sì, problemi, questa non è una maggioranza, come ho sempre detto. Grazie, consigliere. Voglio ricordare che siamo a contatto dell'ordine del giorno, ritardi nell'adozione del SUP, per cui gli interventi devono essere inerenti a questa tematica e non ad altre. Leggo la relazione presentata dal dirigente Oliva e di cui allora, nota protocollo 29.929 del 2010-2010. Oggetto, tavolo di attuazione procedura PUC. Gli elaborati del PUC sono stati trasmessi agli enti, Regione Campania, Settore VAS, Autorità di Bacino, Genio Civile, ASL Napoli 2, nell'aprile 2008. Successivamente è seguito un periodo di conversazioni e rapporti contrattuali con il gruppo progettazione, conclusosi con la sottoscrizione dell'integrazione di scrittura privata del 23/10/2008, che ha rivisto la sola distribuzione dei compensi e non il totale compenso e che ha segnato un nuovo punto di partenza nell'elaborazione degli atti da parte del gruppo stesso. Nello stesso periodo, presso la Regione Campania, che deve esprimersi sulle valutazioni ambientali strategiche per i diversi strumenti urbanistici, era iniziato un duro confronto sindacale tra i funzionari e l'amministrazione, che ha bloccato l'esame di tutti i piani presentati e che si è risolta solo nel mese di settembre 2009. Ma scusi, il fatto pregiudiziale, ma si pone quando siamo veramente all'inizio, prima dell'intervento giudicato. Io sto leggendo la relazione del dirigente. Prego, non si vede bene.
capo relativo in etico di bilancio e non anche quello relativo il MOOC. Pertanto ritengo che ora la discussione debba tornare all'altro in prima convocazione sul capo avente ad oggetto la problematica di Europa e non la questione. La